Pace a te, anche stamattina siamo insieme per condividere una parte della parola del Signore. Ed è molto importante, molto 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 importante. Lascia le cose da parte e mettiamoci insieme, ascoltiamo insieme cosa dice il Signore, perché il Signore ci dà delle cose utili che ci servono oggi e finché viviamo e ci serviranno anche dopo. Perché se pianifichiamo bene l'oggi staremo meglio domani, ma soprattutto nell'eternità. Il Signore ci deve aiutare. Questa mattina vogliamo guardare insieme un passaggio molto importante, come avere comunione con Dio. Molti si lamentano, ma io non ho comunione con Dio, ma io... Sembra che vogliono fare tutto in un momento. Il Signore ci deve aiutare veramente, ma ci deve aiutare. Perché il Signore quando ci crea, poi ci ricrea in Cristo, da quel momento ci deve essere la continuità. Se tu nel naturale nasci e poi muori, cioè sei spento, non ci sei più. Poi vorresti fare come uno che è vivo, ma come lo fai? Non è possibile. Noi dobbiamo prendere coscienza che quando cominciamo a camminare col Signore è uno stile di vita basato sulle indicazioni che troviamo nella Sua parola. Man mano che li scopriamo, li scopriamo. Diventiamo gli scienziati spirituali. Ti voglio dire una cosa, guarda che lo scienziato, per il grande impegno che ci mette, le cose che scopre non le sa prima, li scopre mentre continua a entrare nel mettere insieme le cose, fa degli esperimenti e ne esce fuori una cosa. Ed è il grande. Cosa ha fatto? Cosa ha scoperto? Lavorandoci vicino, ti dico un esempio che lo capisci bene, tenendo due fili della corrente in mano, se io sono ignaro e non so che mettendoli insieme fanno scintille, muovendoli za, fanno scintille, allora ho scoperto che... Non li devo mettere più insieme perché si bruciano. Riprendo l'operazione, lavoro sui fili della corrente ma sto attento di non farli mai toccare. Non, si, non toccandoli non prendo la corrente, ma intanto faccio il canale dove far camminare la corrente. Ci sono delle, dei credenti che sono fatti così. Ci sono le rughe, vanno a comprare una, una crema speciale che costa dieci volte quanto costa un'altra, se la mettono una volta e poi si vanno a guardare nello specchio se non ci sono più le rughe. Ma se le rughe si sono formate nell'arco di 15 anni che sono cambiate le cose, ma come ti puoi aspettare che con una pennellata ti vai a lavare la, lavare la faccia e non ci sono più le rughe? Non è possibile. Piglia un cardiopatico. Io sono cardiopatico, ho fatto tre o quattro angioplasti, sono... Io avrei dovuto morire almeno 4-5 volte, sono restato tre volte sotto l'acqua, altre volte. Il Signore ci deve aiutare, veramente, tutto recupero. Forse pure per te è tutto recupero. Alla fine mi ha dato alcuni medicinali, la cardioaspirina e qualche altra cosa. Ho detto, dottore, quanto tempo? Petrone questa sempre? cosa ho dovuto fare guardare ogni volta dopo mangiato di prendere la cardioaspirina ho fiducia che il dottore mi ha detto qualcosa che è importante per me o non ho fiducia qui entra la fede ho fiducia o non ho fiducia e il medico mio di fiducia il signore ci deve aiutare e se il medico mio di fiducia mi dice che la cardioaspirina la devo prendere fino a che vivo io ogni volta devo guardare se ho delle riserve e li devo sempre avere perché, perché ho fiducia di quello che mi ha detto il Signore ci ha detto una cosa che noi dobbiamo avere comunione con Lui e dobbiamo parlare con lui che deve diventare una comunione e anche l'altra parte che si chiama preghiera, presentare. Molti non lo fanno mai e non vedono mai le risposte e poi si lamentano di Dio. A sorella, ma fratello, ma cosa stai dicendo? Se tu vai dal dottore e gli dici "Mi sento male, ma non mi prendo più la medicina". Il dottore una volta ti riceve, la seconda volta ti riceve, la terza volta deve essere di grande pazienza, dice "Senti, io clienti come te non li voglio, non ci venire più". Fratelli, sorelle, noi dobbiamo svegliarci. Dio ha stabilito delle regole che funzionano, ma funzionano quando noi li mettiamo in moto. Se io compro la macchina e c'è scritto che se finisce la benzina, la macchina non cammina, è inutile che mi metto sull'autostrada e mi lamento col costruttore che la macchina non cammina. È finita la benzina, è finita la benzina. Sorella, fratello, noi dobbiamo andare sulle cose pratiche per capire le cose divine. Nel momento che tu hai il problema nella casa, nella famiglia, dove ti trovi, se credi a Dio, devi ogni giorno parlare al Signore di quello, glielo devi dire col cuore. Nessuno lo può fare meglio di te perché tu gli sai spiegare con precisione, con sentimenti che escono dal tuo cuore perché quello ti pesa sul cuore e quello lo sai presentare al Signore. È quello il Signore te lo toglie, te lo toglie, te lo toglie. Ma non vuol dire io stamattina stamattina gliel'ho detto al Signore. Signore ti prego questo giorno fammi stare bene a me e mia figlia, poi è fatto e continua. Sorella, mentre fai il letto, mentre ti muovi, mentre cammini, la testa, che la usi a fare? Per che cosa? Cosa fai con la testa? Usa la testa, il cuore e tutto quello che è di presentare al Signore senza sosta. E poi vedi, ho detto ieri, perché vengono questi grandi stregoni dall'Africa? perché si mettono lì a giornate intere e ripetono le stesse cose verso spiriti immondi, verso potenze sataniche, I, si li impregnano e quando poi si muovono si muovono guidati da queste forze nemiche. Noi possiamo essere guidati dal potere dello Spirito Santo, però dobbiamo permettere al Signore di impregnarci della Sua presenza nella nostra vita. Sorella, fratello, è facile per Dio, ma noi dobbiamo comprendere il metodo di Dio. Se Dio così lo ha stabilito, perché noi vogliamo che le cose devono andare diversamente? Tu passi una vita più a lamentarti che a pregare e ringraziare Dio, cambia. Muoviti nell'altra parte e poi vedrai cosa succede. Dio è fedele, noi dobbiamo fare la nostra parte. Guardiamo stamattina cosa ci dice la parola del Signore. <coughs> Come si cresce? Andiamo nella parola e ci dà tutte le spiegazioni necessarie che abbiamo bisogno. Prendi nota questa mattina e comincia. Il Signore ti vuole liberare, il Signore vuole intervenire, hai fiducia del Signore, devi fare quello che ti dice, hai fiducia del tuo medico di fiducia, quando ti dà un medicinale te lo devi prendere come ti dice, se poi non hai risultati allora ti puoi lamentare. Ma se tu li lasci sul comodino, se la tua Bibbia sta sul comodino, se c'è fatta la polvere sopra, se tu non sei interessato e vuoi che Dio intervenga più di tanto, devi ringraziarlo già che ti tiene in vita. Come avere comunione con Dio? Guardiamo questa mattina cosa ci dice la parola del Signore. Non mi guardare che sono un poco serio su queste cose. Queste sono cose molto importanti che cambiano la tua vita e io te lo dico che ti voglio bene perché non ti posso non ti posso tradire come servo del Signore. Ti devo dire è così e se tu lo fai Dio ti risponde, senza mezzi termini perché Dio è fedele. Deuteronomio 6:5, guardiamolo insieme come il Signore parla con molta chiarezza. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore. Secondo quello che dice la parola del Signore, cuore, sono il minimo due cose messe insieme, con tutti i nostri sentimenti e con tutta la nostra volontà. Già per partire, guarda, è la prima, la prima delle cose. Quando facciamo una determinazione, quando determiniamo di cominciare un cammino col Signore, la prima cosa è che dobbiamo essere seri, prendere a cuore, come si usa a dire, adesso svolgiti tu il concetto come vuoi, ma devi capire che ci devi essere pure tu in, questo, in questa cosa, perché molti delegano gli altri, non si può fare così, tu devi avere un rapporto personale con Dio. Gesù Cristo deve diventare il tuo personale salvatore, Egli è il salvatore del mondo, ma nel momento che lo accetti nella tua vita è il tuo salvatore. È come dire che cosa? Sulla nave che va in America ci sono mille persone, però per te è la nave che ti trasporta all'altra parte, che poi ci sono gli altri, ma se tu non ci sei non arrivi là. Se ci sei, parti e arrivi. Devi guardare in singolo tu. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le forze tue. Cioè tu devi convogliare tutto l'essere tuo e devi puntare in una sola direzione, quella di... Onorare il Signore, come avere una persona che tu fai tutto per restare amica di quella persona. Non badi a spese, non badi a nessuna cosa perché per te tu vuoi avere l'amicizia di quella persona. E stai attento su tutti i punti di vista per vedere che cosa puoi fare perché tu abbia un buon rapporto con quella persona. Ti è chiaro? Andiamo al verso 6, Signore, aiutaci. Ascolta, non è che cosa pensi, è che cosa fai? Come ti muovi? Io, certe volte, penso di raggiungere degli obiettivi, poi ho dei dubbi, poi ho. Però il Signore guarda, anche se sto ragionando un po' diverso. Però comunque mi muovo nel fare le cose che mi ha indicato di fare, cioè non mi fermo di fare quelle cose che faccio, lascio la testa che pensi quel che vuole qualche volta, ma io so che il Signore mi ha chiamato che alle dieci e mezza devo essere con te, devo essere qui cinque minuti più tardi. Ma non penso, e poi mi distraggo e perdo di vista quello che è l'impegno, allora non è solo pensare, è come ti muovi nel fare poi quelle cose che sai che lui accetta, gli piacciono, è d'accordo e lasciare quelle che non è d'accordo, è un interesse reale, perché è un partner, è un partner importante, non, non lo puoi lasciare per strada. E questi comandamenti che oggi ti do staranno nel tuo cuore. Allora dobbiamo mettere qualcosa dentro. Quando iniziamo una struttura, un'opera, un lavoro, un'azienda, inseriamo nel computer tutti i dati necessari perché poi, quando lo dobbiamo usare, avendo messo tutto l'archivio a posto, quando dobbiamo operare tutto quello che ci abbiamo messo ne escono fuori i dati che abbiamo bisogno. Se dentro non ci metti niente, hai un grande computer, ma non c'è dentro niente, non ci puoi fare niente, lo devi prendere e lo devi buttare. Questi comandamenti che oggi ti do staranno nel tuo cuore. Il cuore che tu metti a disposizione una buona fetta di quello lo devi usare per. Parliamo del popolo di Israele che sotto questo profilo, buona parte degli israeliti conoscevano, non solo ora, i primi cinque libri della Bibbia a memoria. Ciò voleva dire che entravano in una conoscenza profonda della parola del Signore. Adesso noi non ci riusciamo, non ti voglio appesantire, ma quel tanto che noi abbiamo bisogno per la sopravvivenza spirituale ce la dobbiamo mettere pure, fratelli, anche se la grazia è gratuita, un incontro col Signore ti può cambiare. Ma una volta che ti ha cambiato, poi devi cominciare a muoverti nelle direttive, perché se è diventato un suo figlio ti devi comportare di conseguenza. Se domani mattina diventi il figlio della regina d'Inghilterra, di, non puoi continuare a vivere come vivi, devi cominciare ad informarti nei palazzi reali. Dove sono le chiavi per le porte che devi aprire? Non puoi restare ignaro senza sapere niente, dicendo in giro che sei il figlio della regina e non sai neppure il letto dove devi andare a dormire. Te ne ritorni un'altra volta nel letto dove sei. Signore, aiutaci. Verso 6: E questi comandamenti che oggi ti do staranno nel tuo cuore. Verso 7 li inculcherai nei tuoi figlioli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Uno stile di vita diverso perché hai fatto, hai incontrato, hai iniziato un rapporto di amicizia con il creatore dell'universo. Questo è l'intervento divino nell'essere umano. È un intervento troppo importante, non lo puoi sottovalutare. Non ti puoi stare sempre distratto in mille, in mille, mille beghe che non si capisce che stoffa sei, che, che ne viene fuori, arrotolato senza avere nessuna... Nessuna idea di, di come ti trovi sulla terra, che devi fare, che vivi senza speranza, senza. Signore, aiutaci, io non voglio dire più di tanto perché stamattina è, è molto importante quello che diciamo, ti devi fare un'idea. Guardiamo nel Salmo 119,46. Cosa dice il salmista? Salmo 119 verso 46. Parlerò delle tue testimonianze davanti ai re e non sarò svergognato. Cosa produce questo rapporto con Dio? I credenti lo sanno, gloria sia resa al Signore. Parliamo di cose che viviamo. Quando tu cammini col Signore aumentano le testimonianze dei Suoi interventi potenti che fa nella tua vita. Noi lo sappiamo, i credenti lo sanno. Ora, che cosa facciamo con queste belle testimonianze, con questi interventi divini? Spregheremo ancora il nostro tempo a lamentarci? A usare la nostra bocca, la nostra intelligenza per altre cose, no. Ne parli a casa, vive una vita ordinata di ciò che dice la parola del Signore. Accadono degli eventi potenti nella tua vita, interventi divini nella tua vita che ti aiutano e la tua comunione con Lui ti danno delle grandi risposte formano in te delle testimonianze potenti di questo Dio che tu ci cammini insieme. Il salmista questo sta dicendo. E cosa fa lui? Parlerò delle tue testimonianze. La testimonianza di uno, se tu testimoni di uno che ti ha fatto qualcosa di importante, stai onorando colui che ha fatto quell'azione nei tuoi riguardi per... Eh, esserti di aiuto ti ha fatto del bene, lo stai onorando, la testimonianza davanti ai re. Cerca il livello più alto. San Paolo si muoveva in questo modo. Dio gli aveva, Gesù gli aveva detto che avrebbe portato la sua testimonianza davanti ai re a tribunali, certo che non andò a testimoniare per salire le scale e devo parlare col re, Dio usò un altro metodo. Da farlo andare sui tribunali per essere condannato, ma lì lui manifestava la sua testimonianza e dicendo: Non sono venuto meno alla celeste vocazione, oh re, se sono qui giudicato da te e ti sto portando la mia testimonianza, tanto che lei esprimeva in un modo profondo, che il re gli disse Paolo: La troppa intelligenza ti fa vaneggiare. Ne parliamo un'altra volta perché? perché incominciava a capire che. Il parlare di Paolo aveva una densità profonda ed era saporito il messaggio che dava. Quando cominciava a sentire che gli parlava alla coscienza, disse ne parliamo un'altra volta, ma lui non veniva meno alla chiamata che aveva ricevuto, credente. Questi sono i segni che noi dobbiamo curare nella nostra vita parlerò delle tue testimonianze davanti ai re e non sarò svergognato. Tu sai credente, io ti parlo delle cose che tu sai. Come ti senti benedetto, come ti senti benedetta quando tu dai una testimonianza delle cose che ha fatto il Signore nella tua vita? Come se lo Spirito Santo, e lo fa, dietro le quinte, ti viene per farti sentire un eroe perché hai espresso una verità divina, un principio divino che Dio ti fa sentire benedetto quando tu lo fai. Ma tu lo devi fare. Se tu non lo fai, cosa deve fare il Signore? Come avere comunione con Dio? Dobbiamo muoverci in questo modo. Guardiamo in Isaia 65:24. Questa comunione curata, continuata ti porta ad avere una comunione profonda con Dio, perché lo Spirito Santo agisce in profondità. Dio è spirito, la sua presenza vuol dire che c'è lo Spirito di Dio dentro di te. E avverrà che prima che mi invochino una volta che tu hai un rapporto continuo col Signore e vivi la tua vita, il tuo cammino di fede insieme con Lui e ti muovi in questo modo, hai un discernimento speciale perché hai un amico che è tanto profondo dentro di te che con questo parlare insieme, parlare, 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 siete proprio che vi capite. Eh, tu capisci a Lui, Lui capisce a te. Avverrà che con questo amico. Prima che gli chiedi il favore, prima che ti esprimi cosa hai bisogno, l'amico già lo sa. Eh, ce l'hai qualche amico che fa qualcosa e poi dice ho pensato pure a te. E avverrà che prima che mi invochino, io risponderò, parleranno ancora che già li avrò esauditi. Hai visto la comunione dove ti porta? che non devi tirare il cielo giù. Quando ti siedi, quando parli, quando comunichi, egli ti dà le direttive di che cosa devi fare, perché tu arrivi al punto di dire, Signore, se tu mi guidi in questo modo, io non voglio fare nessuna scelta se non concordata con te. Non faccio questo passo, io tanto quello devo fare, il meglio, dato che tu mi proponi il meglio. Io non faccio nessun passo se tu non mi confermi. Signore, non farci partire se tu non vieni con noi. Mosè aveva tutto il peso di 3 milioni di persone. Perché si esprimeva in quel modo? Perché aveva comunione con Dio. Sorella, tu puoi avere comunione con Dio. Tu devi avere comunione con Dio. E non c'è un'altra strada se non la preghiera. Lo ha stabilito lui. Lui ha detto così. Cioè lo ha stabilito chi ha fatto la mia macchina, che senza la nafta dentro non cammina. Non mi posso lamentare se resto sulla strada e il serbatoio è vuoto. Sarei l'uomo più stupido del mondo, non solo dell'Italia. Se prendo il telefono e voglio parlare con Agnelli che non c'è più, con Melchiorre, Mer, 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 Merchion, come si chiama, per dire: Senti, signor eh, Marchionne, guarda che la macchina non funziona, tu fai tanta pubblicità, ma non è vero perché io sono sul ciglio della strada e non funziona. Oppure qualcosa che. Devi mettere la spina nella corrente perché funzioni. E poi alla fine non funziona e te la prendi con l'IBM che non ha fatto bene il computer ma non ci hai messo la presa. Ah Signore aiutaci. Posso dire Signore aiutaci. Vuoi dirlo insieme con me, Signore aiutaci? Vuoi dire insieme con me, Signore aiutami? con tutto il tempo che abbiamo 24 ore al giorno specialmente se non hai un lavoro che ti impegna molto con la mente tu sei la persona più beata al mondo che puoi mantenere una comunione continua col Signore tornando un poco indietro per certe formule sono restate memorizzate che i, quando si parlava latino dicevano ora et labora prega e lavora lavori e preghi e vai avanti senti la sua presenza tanto forte guarda cosa succede quando tu hai comunione con Dio e avverrà che prima che mi invochino io risponderò parleranno ancora di quello che è la necessità del bisogno che già li avrò esauditi Dio non scherza Dio parla serio Dio è serio Dio è fedele Guardiamo dove ci fa arrivare il Signore quando noi camminiamo con Lui. Matteo 10:20. Mm. Vorrei stare proprio vicino a te, a casa tua, per dire mettiamoci insieme, dai, vediamo un po' cosa sa fare il Signore, mettiamoci a fare come dice Lui ha stabilito dei principi che noi li dobbiamo applicare nella nostra vita. Non che pensiamo, che facciamo, poiché non siete voi che parlate. Addirittura il Signore, camminando con Lui, ci porta nella nostra quotidianità a non avere nessuna preoccupazione se siamo chiamati sui tribunali e dobbiamo difenderci. Quando andiamo per difenderci ti voglio dire che tu ti puoi preparare un grande, un, un grande ragionamento da fare, ma il giudice ti chiede un'altra cosa e perciò sei impreparato. Non hai nessuna difesa perché tu ti sei difeso pensando che ti chiedeva quella cosa che a te era facile da rispondere. Quello ti fa un'accusa tutta diversa da come tu hai pensato. Ciò vuol dire che tu non hai la risposta e sei in difficoltà perché non avendo la risposta sei condannato, non hai un principio di difesa perché nella comunicazione non riesci a mettere insieme. Cerchi qualche parola come nella paglia, come una parola perduta per vedere. Dov'è sta parola adesso che gli devo dire? Ma non ce l'hai. Anche lì, quando noi siamo insieme col Signore, quando abbiamo curato la nostra comunione con Dio, quando è il nostro meglio amico e noi comunichiamo con lui, impara a comunicare più con lui che con le persone che tieni intorno. Poiché non siete voi che parlate. Ma è lo spirito del Padre vostro che parla in voi. Vogliamo vedere il 21, guardiamo che cosa dice. Io mi ero fermato al 20 giusto per dare il concetto, ma tu fateli a leggere. Vediamo il verso 21, Matteo. Ora il fratello darà il fratello a morte. Non bisogna solo andare sul tribunale, quando cominci a camminare col Signore. Della tua stessa famiglia avrai delle grosse difficoltà, parlane col Signore, Lui ti dà le risposte che tu hai bisogno, e il padre, il figliuolo, e i figliuoli si leveranno contro i genitori e li faranno morire. Parlane. Vediamo il 22 cosa dice, e sarete odiati da tutti a cagione del mio nome allora ci dovete rinunciare lascio tutto, mollo tutto se Dio ti ha chiamato non puoi manco mollare se non ti ha chiamato allora, ma se ti ha chiamato non puoi manco mollare perché sai che c'è un precipizio che ti ha arrotola e ti porta ma chi avrà perseverato ecco siamo arrivati dove volevamo arrivare ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato con le proprie forze. Diventiamo dei supermen, diventiamo delle superwomen, delle superdonne. No, diventiamo di coloro che hanno comunione con Dio e che ricevono dal Signore le direttive come muoversi in mezzo alle difficoltà, ma senza lasciare la perseveranza mi hai sentito dire più volte la perseveranza è molto importante questa mattina il Signore ti ha dato il verso dove conferma quello che è stato detto cominciamo subito sorelle ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato Egli ti vuole portare a destinazione senza tener conto cosa succede perché tu devi puntare sempre sulla guida della comunione con lo Spirito Santo nella tua vita. E allora vivi la tua vita cristiana, perché quella è una vita superiore e, e in un altro modo. Le risorse arrivano attraverso i mezzi che Dio ha ordinato. Tu vuoi vivere la tua vita naturale e pensi che quella spirituale funziona così. No, ha bisogno di un'alimentazione. Due cose sono importanti, la preghiera e la parola di Dio. Quando tu trascuri queste due cose qui, ti smarrisci facilmente. È come se non mangi e non bevi, poi ti senti debole mentre cammini, ma non te la devi prendere con nessuno, sei tu. Il colpevole, perché? Perché normalmente il sistema di vita è che devi fare colazione, devi avere quelle calorie, quelle proteine necessarie, vitamine e proteine necessarie, che tu hai bisogno per sostenere il tuo corpo. Una volta quando non c'era la cultura e la terminologia che usiamo oggi, i nostri padri dicevano, le nostre nonne, le nostre madri dicevano, sacco vuoto non resta in piedi, perché la loro cultura era agricola, sapevano che un sacco pieno di grano restava in piedi, ma se volevano mantenere un sacco in piedi vuoto cadeva. Per dare l'esempio, per dire che era necessario mangiare, dicevano, mangia perché se no cadi sacco vuoto non resta in piedi. Nel reparto spirituale la stessa cosa. Ti ho parlato molto nostrano stamattina, ma questa è la verità di Dio, questo è quello che tu hai bisogno, perché tutti i problemi che tu hai saranno proprio dimezzati immediatamente se tu cominci subito a presentarle al Signore, non la mattina, perché il giorno no? Perché nel pomeriggio no? Perché quando ti svegli la notte? Perché tanto quei pesi ti pesano già, usa il metodo che ti possono essere tolti di dosso, perché se no ti resta sempre là, piuttosto che tenere il peso, piuttosto che tenere il problema piuttosto che soffrire e restare ci sotto, e si appesantisce sempre di più. Se Dio ti ha dato un metodo, lascia il problema e mettilo nelle mani di Dio. Ho detto ieri mattina, quando noi abbiamo questo sulla nostra, nostra mano, e lo passo su questo, non è più su questa mano, l'ho messo su questo, ma questo è forte da sostenere. Quando tu esponi i tuoi pesi, i tuoi bisogni, le tue necessità ogni giorno al Signore, poi vedrai, mi chiamerai e mi dirai fratello, è vero quello che hai detto, ma io ho detto quello che dice la parola del Signore, perché io credo fermamente ciò che dice la parola del Signore. E non solo, ma lo vivo. E ogni giorno lo voglio vivere di più, perché per dire a te quello che dico devo avere sperimentato, perché se no dico cose che non so. Il Signore fa così, te lo posso dire, lo dice la sua parola e te lo posso garantire perché io sono testimone di queste verità che funzionano. Ringraziamo il Signore, preghiamo il Signore insieme. Signore ti ringraziamo per la tua parola, perché tu ci dai direttive che funzionano. Aiutaci, Signore, a metterle in pratica, ad essere credenti che poniamo la nostra fiducia in te. Signore ci sono stati due esempi che ci hanno parlato. Se abbiamo un medico di fiducia dobbiamo fare quello che ci dice. Se abbiamo fiducia in te, Signore, dobbiamo fare quello che ci hai detto. Se vogliamo passare all'altra parte dobbiamo salire su un mezzo che ci trasporta. Signore, tu hai messo un mezzo speciale, un anello di congiunzione. Hai messo Gesù Cristo che quando noi invochiamo Lui, Egli... Manda a noi lo Spirito Santo che ci guida, ci porta avanti e ci conduce. Permetti ai nostri cuori che si aprano per cominciare un cammino insieme con te. Da ora, Signore, da questo momento, quanti hanno bisogno, Signore? Li presento a te per sperimentare l'abbondanza della tua grazia e le grandi risposte che tu dai. Ti vogliamo ringraziare insieme Signore per Gesù Cristo che è presente nello Spirito Santo in mezzo a noi e che parla alle nostre coscienze aiutaci Signore facci fare passi di ubbidienza per iniziare ora un cammino con te nel nome di Gesù amen Dio ti benedica tanto tanto ti aiuti a non soltanto pensare, ma a muoverti nelle direttive che ci dà la sua parola, perché allora vedrai la gloria di Dio che si manifesta nella tua vita in un modo potente. Dio ti benedica. Ci vediamo stasera per la preghiera alle 19.30. Preparati per, per pregare insieme, ma non ti fermare di presentare al Signore. Ogni cosa che ti pesa sul cuore, come ti arriva, mettila nelle sue mani. Come ti vuole infastidire, come comincia a prendere peso su di te, parlane al Signore, presentala al Signore, impara a liberartene prima possibile, così hai sempre un recipiente pronto, vuoto, non pesante e puoi avere comunione con Lui. Dopo un po' di tempo il tuo recipiente sarà vuoto di problemi e pieno di ringraziamento verso Dio perché vedi le sue risposte. Le sue risposte diventeranno le tue, che dice nel profeta eh, avverrà 65-24, Isaia 65-24. E avverrà... E avverrà che prima che mi invochino, io risponderò, parleranno ancora, che già li avrò esauditi. Segnati Isaia 65, 24. Tu puoi raggiungere questo traguardo camminando col Signore, avendo comunione con Lui comunicazione continua, comunione continua e vedrai la gloria del Signore nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, la tua casa comincia a essere la casa di Dio, una casa di adorazione, dove nel vicinato che tu sei sei un punto di riferimento per quanti hanno dei bisogni, vengono loro a casa tua per chiederti consultiamo il Signore so che te il Signore ti esaudisce so che il Signore ti risponde io ho un problema ho un bisogno ti posso dire cosa il Signore ha fatto nella mia vita ho scelto un lavoro da comunicare con più persone possibili quando non sono riuscito più a uscire il Signore li mandava da me a casa mia li mandava da me sul mio lavoro li manda da me attraverso il telefono, Signore aiutaci, perché? No, io non sono bravo, non, non sto parlando di me che sono bravo, ho risposto alla celeste vocazione, alla chiamata divina e il Signore fluisce la sua benedizione attraverso i mezzi che Egli ha messo a disposizione ed è una benedizione anche per te, perché? Perché noi dobbiamo vivere in questo modo col Signore, metterlo al primo posto ed onorarlo. Dobbiamo sentire la Sua approvazione nel cuore, che ci incoraggia come per dire: Sono contento di te, come hai intrapreso un cammino di servizio e che ti lasci guidare da me. Quando lo dice il Signore nella tua vita, tu sarai la persona più felice dell'universo, non del mondo, dell'universo. Dio ti benedica, ci vediamo questa sera. Pace.